Mister Bussi, tanta contentezza, una gara incredibile perché questa qualificazione è arrivata nel recupero. A un certo momento invocavo un po' di giustizia, no? Vista la gara, l'1-1 stava premiando il sorso, è arrivato questo gol e continuate nell'obiettivo della Serie D che poi era quello stagionale. Sì, certo, noi, come ho detto, il padron Bizzaglia aveva sicuramente preparato la stagione per arrivare primi, però abbiamo trovato Sapienza che ha fatto un grande campionato. Adesso stiamo con i ragazzi, stiamo cercando di raggiungerlo attraverso i playoff. Oggi credo che abbiamo fatto una partita di grande spessore tecnico-tattico contro una grande squadra come il Sorso, perché è veramente una squadra difficile da affrontare, con giocatori forti, con tanta intensità. E, diciamo, la partita d'andata era stata più equilibrata, dove noi abbiamo sbagliato il rigore e magari se fossimo andati in vantaggio magari gli equilibri sarebbero saltati. Loro invece hanno tenuto botta, sono andati in vantaggio e hanno giocato con grande personalità a Pomezia, quindi bisogna fare i complimenti al Sorso. Oggi secondo me noi siamo stati molto intensi, abbiamo messo qualcosa in più contro di loro a livello di determinazione e infatti insomma, abbiamo sempre tenuto bene il campo e abbiamo fatto tanta fase offensiva contro una grande squadra, quindi veramente complimenti ai ragazzi. Non era facile ripartire dallo 0-1, però come abbiamo detto i primi minuti subito si è visto il Pomezia è sceso in campo per cercare il gol, anche perché non aveva altre alternative. Prima della rete Gamboni stesso ha avuto una grande occasione, ma anche qualche altra incursione di Cestrone, eccetera, qualche situazione dentro l'area. Il gol era nell'aria in quel momento, l'avete fatto. Poi cos'è successo invece sul gol di Tede, grandissima punizione, un po' vi è crollato il mondo. Beh, lui è... calcia in una maniera fantastica, quindi ha fatto credo un eurogol, basta, a questo punto bisogna battere le mani, come si dice in senso dialettico, però in quella fase là avevamo perso un po' di campo, il Sorso stava uscendo fuori, siamo stati bravi a reagire, ripeto, in un campo dove c'è grande tradizione, dove c'è fame di calcio, non è facile, quindi raddoppia il valore della nostra prestazione, di tutti i calciatori. E sì, noi abbiamo preparato la partita bene, facendo una pressione forte su tutti i calciatori, era l'unico modo per cercare di andare a sbloccare la partita. E così è stato, siamo stati bravi e anche fortunati, soprattutto nel fare gol e recupero. Ma tra l'altro grande, come dire, spinta anche dalla panchina, tutti quelli che sono entrati hanno creato pericoli e presupposti per fare quel finale, quel forcing dove poi una mischia stava determinando anche il gol qualche attimo prima. Sì. Sono un tecnico fortunato perché la società, il padron Bizzaglia, mi ha messo a disposizione un gruppo di calciatori importanti. Qua purtroppo quando si fa la formazione sbagli sempre. Qualsiasi giocatore mette in panchina, l'allenatore ha sbagliato perché il livello dei calciatori è molto alto. Quindi effettivamente hanno dato quel qualcosa in più nel forcing finale, che tra l'altro eravamo molto sbilanciati. State festeggiando, però poi c'è la testa al Mestre, è passato il Mestre, è una squadra comunque che ha grande tradizione e quindi c'è l'ultimo doppio passo, andate e ritorno. Sì, infatti affronteremo una grande squadra come il Sorso, quando si fanno i playoff tanto è inutile girarci intorno, le squadre sono tutte forti, sono tutte avversari difficili, ostici, forti tatticamente, tecnicamente. Adesso ci godiamo questo passaggio del turno, ma da domani, già da domani, cominceremo a pensare al Mestre e a cercare di rimediare qualcosina, se possibile, per preparare qualcosa di attendibile nella finale. Mister, chiudiamo dicendo che le siete date di santa ragione in campo, però poi nel finale, anche qui, diciamo, nel sottopassaggio, grande sportività da parte di due le squadre, vi siete scambiati i complimenti reciproci. Assolutamente sì, è avvenuta la stessa cosa in casa. In campo i giocatori si sono, tra virgolette, insomma, scontrati pesantemente, però con grande onore da parte di tutte e due le squadre. E poi c'è stato il terzo tempo bello a Pomezia e i calciatori del Sorso oggi hanno dimostrato grande maturità e sportività, ma d'altronde quando i giocatori sono forti, hanno fatto tanti campionati anche quelli del Sorso, quindi veramente è tutto molto bello. Grazie mister, tantissimi complimenti per quello che avete fatto vedere nel doppio incontro. Che dire, adesso la lascio alla nuova festa degli spogliatoi, è arrivata anche il presidente. Grazie mille, grazie mille.